non solo ketchup e non solo delle semplici salse. Ciao, sono Giuseppe Scribano e questo è Unigroup Food Academy. Al mio fianco Chiara Guenzi, ciao Chiara, ciao. Business Development Chef di Heinz. Insieme a Chiara andremo a scoprire dei modi tutti nuovi di utilizzare le salse Heinz in cucina. Andiamo a cucinare! Chiara, cosa cuciniamo? Allora, quest'oggi guardiamo un modo semplice e veloce per utilizzare delle patate e un grosso alleato in cucina, che è la maionese professional. Con pochissimi ingredienti riusciremo ad ottenere due tipi di preparazione che ci rendono la vita assolutamente più semplice e con una grossa resa poi in cucina, ok? Quindi andiamo a vederli. Saranno delle jacket potatoes e delle patate alla duchessa. Cominciamo dalle patate alla duchessa. Abbiamo bollito delle patate fino a una cottura al cuore, ovviamente, quindi sono belle morbide dentro. Le trasferiamo ancora calde all'interno di una ciotola e posso andare a passarle o col passaverdura o con una forchetta. Le sto semplicemente schiacciando. Mi piace che abbiano un effetto un po' più grossolano, quindi che poi in bocca diano diversi livelli di morsicatura, quindi quando poi vado a mordere ho diversi livelli di consistenza. Se le passassi con il mixer o il mini pimer andrei a renderle leggermente collose, quindi in base poi anche a quello che vogliamo che sia il nostro risultato usiamo uno strumento che ci aiuta in quel senso, ok? Se facessi delle normalissime patate alla duchessa avrei bisogno di burro, di uova e di una serie di ingredienti per aromatizzarle che vanno ad aumentare il food cost e rendono non costante la mia preparazione. Noi usiamo un trucco e usiamo la nostra maionese professional. La maionese professional è assolutamente un ottimo alleato in cucina perché ha una versatilità assolutamente meravigliosa. Posso usarla per cuocere, posso usarla freddo, è una salsa meravigliosamente bilanciata, stanza e consistenza veramente interessante. La provocazione di oggi è che la useremo per gratinare in forno, ok? Quindi io ho la mia purea di patata mischiata con un pochino di maionese. Quindi la maionese va proprio a sostituire il burro e ogni altro tipo di ingrediente che utilizzeremmo nelle duchesse classiche. Corretto, questo caso la proteina arriva sempre dall'uovo che ho contenuto all'interno della mia maionese, che è stabilizzato e pastorizzato, quindi non ha tutto il problema delle uova fresche, quindi poi utilizzate in cucina. E la parte ovviamente di stabilizzante arriva dagli amidi all'interno della nostra maionese. Della maionese. Esatto, e della patata stessa, ovviamente. La parte di grasso deriva in questo caso dall'olio, che mi rende la vita più semplice anche da un punto di vista di intolleranze e allergie alimentari, perché avendo questa ricetta che è senza glutine e adatta ad un tipo di dieta senza appunto glutine, quindi per i celiaci, è qualcosa che posso poi riutilizzare senza problemi di farine o di amidi. Quindi è una ricetta assolutamente senza glutine che può essere mangiata da corretto, da chi ha problemi di celiachia di qualunque livello. Allora, ho creato il mio mix che ho insaporito con un pochettino di parmigiano all'interno, vado quindi a trasferirlo nella mia sac à poche. Ne tengo un pochettino solo perché uso la stessa preparazione poi per fare il ripieno delle mie jacket potatoes. Quindi ancora una volta in cucina, partendo da due preparazioni di base, posso ottenere due piatti diversi. E ottimizzare tempi, costi. Esatto, quindi ottimizzare ancora una volta tempi e ingredienti. Queste due preparazioni, queste due ricette, quindi le patate duchessa e le jacket potatoes, Chiara le ha immaginate per un target di clientela, quindi rivolto alle steak house, alle burgerie. Esattamente, allora si presta molto bene come contorno di una bistecca, come contorno da solo o come amuse bouche, perché no, nell'attesa di qualcosa che arrivi al tavolo o come aperitivo nel momento in cui sto aspettando di raggiungere, di avere le mie pietanze al tavolo. Io la jacket potatoes la immagino anche come una tapas. Corretto, esatto, a seconda della grandezza posso utilizzarla appunto per cose diverse, vanno molto bene anche se ho un rinfresco o se ho bisogno di fare un buffet per un compleanno ad esempio, potrebbe essere qualcosa che rimane. Quindi vado a tagliare la mia sacca e vado a creare i miei ciuffetti con ovviamente con una bocchetta a stella
riesco ad ottenere diversi effetti. E in questo caso stiamo parlando di qualcosa che sia tipo un finger, quindi qualcosa che vado ad accompagnare, ma posso ovviamente sbizzarrirmi con le forme, quindi creare degli stick che siano di patate, che siano poi anche da intingere nelle salse volendo. Okay. E questa è la nostra cosa. Così com'è la metteremo in forno per 180 gradi all'incirca un 10 minuti, fino a quando vediamo che ha una consistenza abile da essere sollevata con le mani. Nel frattempo passiamo all'altra ricetta. Ok. Prenderò le mie patate, come abbiamo detto prebollite, a seconda della grandezza che vogliamo utilizzare, per cui poi pensiamo poi all'impiattamento, posso utilizzare delle patate un po' più piccoline oppure delle patate un po' più grandi. Li vedo molto spesso sia a Milano che in giro per il mondo servite come piatto completo questo genere di patate, quindi delle jacket potatoes che sono riempite con quello che vogliamo, quindi non so, magari con un condimento un po' più completo, quindi ad esempio della salsiccia oppure dei salumi italiani. Funzionerebbe molto bene. Possono essere serviti quindi sia come piatto completo che come accompagnamento, come dicevamo prima. Una tapas, un antipasto. Esatto. Nel buffet per un ricevimento. È qualcosa di assolutamente versatile. Quindi posso le svuoto in questa maniera, posso aprirle a croce di modo che siano un po' più carine. Dipende poi anche dal target che abbiamo all'interno del nostro locale. Quindi se ho bisogno di qualcosa di un po' più raffinato, di un po' più curato, posso andare con patate un po' più piccoline e tagliarle a croce in questa maniera. Ok. Quindi il concetto è un po' sempre quello. Riutilizziamo lo stesso ripieno, quindi come abbiamo detto prima abbiamo all'interno di questo ripieno della maionese professional che ci aiuterà sia per dare quel giusto grado di acidità all'interno della nostra pietanza che in cottura poi con la gratinatura e un pochino di parmigiano per dare sapore. Ok, ora ho due modi, okay, come abbiamo detto prima, in maniera un po' più grossolana posso andare a riempire la mia patata in maniera un po' più rustica, ok? E quindi avrò un effetto leggermente più rustico. Oppure posso andare in maniera un po' più raffinata e creare un effetto un po' più definito, ok? Quindi qualcosa che sia un po' più classico e un po' più carino. Ecco qui, stesso concetto, metterò a gratinare in forno per circa 15 minuti o almeno fino a quando saranno ben dorate. Posso dargli un pochino di colore in più, ma lo metto solamente su una, così vi faccio vedere l'effetto sull'altra come rimane. Ok. Per dargli un pochino più di colore, un pochino più di sapore, e così com'è le inforniamo. Nell'attesa di tirare fuori dal forno le nostre patate, con Chiara andiamo un attimo ad approfondire la differenza tra le tante maionesi che Heinz ci offre. Chiara, cosa mi sai dire? Kraft Heinz è un mondo di maionesi, non solo ketchup come dicevamo, ma è un mondo. Siamo partiti dai gusti più classici, quindi Kraft ha un sapore più italiano, più che sa di uovo, che richiama famiglia, che posso utilizzare come base per qualunque preparazione. Un'insalata russa con dei gamberi sta benissimo, comodissimo per tutto ciò che è ricevimenti, banchetti e su larga scala. Quindi un sapore avvolgente, un colore più intenso e che è perfetta da essere utilizzata a freddo e a crudo. Abbiamo voluto però spingerci oltre e quindi abbiamo creato una superstar. Abbiamo passato degli anni a raccogliere i feedback per vedere cosa serve in cucina, quali sono le grosse challenge, quali sono le grosse sfide che quotidianamente abbiamo all'interno delle nostre cucine come prodotto finale. E ne è uscita la maionese professionale. Un gusto più americano, quindi sicuramente va a condire quello che io sto preparando in cucina e ha delle performance notevoli, decisamente. Resiste a temperature altissime, 200 gradi per 20 minuti e non si separa, così come può essere utilizzata a freddo. Quindi mi aiuta in qualunque genere di preparazione, è davvero un valido alleato all'interno della cucina. È stata sia costruita insieme ai professionisti della ristorazione per i professionisti della ristorazione. Corretto, noi il nostro slogan è stata fatta dagli chef per gli chef, raccogliendo appunto questi feedback che abbiamo raccolto, sono stati passati all'interno del nostro gruppo di ricerca che è in Olanda, in un nostro fantastico centro a Nijmegen, e i nostri chef ci hanno lavorato su per degli anni fondamentalmente fino a trovare il prodotto perfetto. Bene, eccoci con le nostre patate appena sfornate. Ed eccoci qua, questo è il risultato. Come potete vedere abbiamo messo le nostre patate per una quindicina, 20 minuti all'interno del forno, la maionese non si è separata, al contrario ha gratinato e ci ha dato quella bella crosticina sopra, quasi un po' formaggiosa, tecnico. Ok. Quindi quello che possiamo fare è andare a togliere le nostre patate duchessa e impiattarle come meglio crediamo.
Sulla forma potete assolutamente sbizzarrirvi e anzi anche a livello di volume sono sicura che riuscirete a creare qualcosa di veramente unico. Possono essere servite, come dicevamo, a buffet, quindi possono essere messe all'interno di un bel buffet e date come stuzzichino. O come contorno. O come contorno, assolutamente. O posso metterle anche in un piatto e darle proprio nell'attesa che arrivi qualcos'altro. Posso giocarci finché voglio a livello di decorazioni o di salse che posso utilizzare all'interno. Ad esempio, un facile abbinamento, ad esempio, è tutto ciò che è bacon, pancetta all'interno delle patate. Quindi cosa vado a utilizzare? Una salsa bacon burger che in formato più grande, quindi in formato per la ristorazione, si chiama Smoky Baconies, ok? Quindi la stessa ricetta. E vado a creare delle decorazioni di fianco di modo che diventino poi qualcosa che posso mischiare all'interno. E questa è una facile decorazione che posso utilizzare. Potrei anche ungere un pochettino delle foglioline e dargli anche qualcosina di verde all'interno. Facile, veloce e, come avete visto, una ricetta con un food cost estremamente basso e molto versatile. Spostandoci alle nostre jacket potatoes, come dicevamo, ne ho una versione leggermente più rustica che vado ad impiattare, che posso di nuovo dare come contorno per una mia bistecca, per una mia tagliata. Io mangio una tapas. Ho una tapas così com'è, sì. Assolutamente. Posso finirla con un pochino di verde anche questa, per dargli un tocco un po' più accattivante, e è pronta per essere mangiata. Facile e veloce, posso prepararle fino a un paio di giorni in anticipo e mantenerle refrigerate. La nostra maionese rimarrà stabile, quindi non si separerà, e come potete vedere io non ho olio nella mia teglia. Se guardiamo il ripieno, è rimasto morbido e cremoso. Chiara, non ci resta che assaggiare. E vai. Faccio il mio dip in questa burger. Funziona? Buonissimo. E vai. Grazie Chiara. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Voi, mi raccomando, seguite il canale YouTube di Unigroup e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao. Ciao.